Salve a tutti ragazzi, questo è un nuovo video. Io sono Stefano e oggi faremo una top 5 sulle cose che ti dicevano da piccolo che in realtà non erano vere. Iniziamo. La prima cosa, si diceva che i fulmini sono fatti di elettricità. Non è assolutamente vero. I fulmini sono fatti di plasma, che è quella materia che in pratica è. È una cosa complicatissima da spiegare. Quando bruci l'aria, sì, dovresti bruciare l'aria e in pratica si crea ad altissime temperature, si crea questo plasma che sarebbe tipo l'onda energetica di Dragon Ball. Non sto scherzando, l'onda energetica di Dragon Ball era fatta di plasma. Ebbene sì, i fulmini sono fatti di plasma e questo plasma si crea quando le nuvole si strogolano tra di loro perché si creano un'alta temperatura che scioglie il ghiaccio, lo fa diventare acqua, poi da acqua diventa gas, poi da gas diventa plasma che cade nella terra. E voi lo sapevate che c'erano tre tipi di fulmini? Quello che vediamo noi, il fulmine normale che cade sulla terra ed è tutto giallo, poi ci sono i diavoli rossi, che sono dei fulmini che vanno verso l'alto e sono molto più grossi di quelli che cadono sulla terra. Sono tutti rossi e vanno tra le nuvole. E i demoni viola, che sono dei fulmini grandi. Allora, mettiamola così. Sono larghi più o meno 300. No, non vi voglio dire stronzate, sono enormi. Se pensate che i fulmini normali sono grandi quando l'unghia, sono larghi quando l'unghia è lunghi 7 km, quelli sono tipo quinduplo. Sì, 10 o qualcosa del genere. La seconda curiosità, scusate, è i tornadi. Questa non è una curiosità, non è una cosa che ti hanno detto da piccolo che credevi fosse vero. Non ci c'entra un cazzo. In pratica, i tornadi si creano quando si incontrano due. Perché oggi non mi ricordo le parole? Si incontrano due. L'aria calda e l'aria fredda vanno in due direzioni diverse. Quella calda tende ad andare sopra, quella fredda ad andare sotto. E quando queste due si incontrano, si scontrano, fanno questo: in pratica, da una parte c'è l'aria calda, dall'altra quella fredda, si crea un tornado che spazza via il mondo. Poi, la terza cosa che non sapevate è quando la Terra. Ragazzi, oggi non mi vengono in mente le cose, quindi per favore non predicate. La Terra, in pratica, vi hanno detto che ha una forma sferica. Non è vero. Non è né cubica, non è piatta, non è infinita, non è quadrata, non è niente del genere. In pratica è una forma strana perché. Aspettate un attimo. Sì, questa è la Terra, purtroppo. Cioè, non è proprio così, però ha più o meno questa forma, perché da lontano si vede come una cosa tonda. In realtà non è così, perché da lontano devi contare pure l'atmosfera che si crea grazie all'azoto, all'aria, tutta quella barriera, diciamo. E in pratica è tipo così, è un asteroide, tipo, perché ci sono le montagne, le case. Questo non è proprio la Terra, però. Ci assomiglia. Poi un'altra curiosità è Napoleone. Voi pensate che sia basso? In realtà no. È 1,69, sì, è vero. Però non è per quello che non è basso. All'epoca dovete sapere che non erano degli spingoni alti 10 km, 2 metri, 1,90 m, 1,80 m con nella media. Era 1,69 m e era anche alto per l'età in cui viveva. Infatti, Napoleone veniva detto che era piccolo per l'età, era giovanissimo. Sì. Poi, aspettate un attimo. Allora, ragazzi, l'ultima curiosità, scusate se ho stoppato il video, ci ho riflettuto, ho fatto tutto il ragionamento. Questo è il primo video, quindi potete capire. Non mi predicate nei commenti. E in pratica.
La curiosità è che da piccolo ti dicevano di non prendere un uccellino da terra per rimetterlo nel loro nido, perché sennò la madre, fiutandolo, ti lasci il suo odore sopra e non lo prende. Non è assolutamente vero, cavolo, gli fate morire quei poveri uccellini, cavolo. Per favore, metteteli nel nido, perché gli uccelli l'olfatto non lo utilizzano per riconoscere i piccoli. Loro hanno un aspetto visivo o qualcosa del genere, ma l'olfatto non lo utilizzano, non gli fate morire, poverini. Quindi sì, questa era la top 5 di oggi, spero che vi piaccia, che vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta lasciate un like e condividete.